uno dei tre pilastri del mio mandato è proprio quello di contrastare la criminalità economica e quindi in pratica eliminare quelle che sono le ricchezze illecite della criminalità, perché ritengo che non basta la semplice repressione penale personale per contrastare e debellare un'organizzazione, ma è importante annullare e quindi togliere quelle che sono le ricchezze illecite, con sequestro e confisco. Lei ha detto che vuole visitare anche le aree più degradate e più difficili. Sicuramente, è uno dei miei primi obiettivi, quello immediatamente di andare sul territorio per cercare di rendermi conto insieme con i miei uomini, i comandanti di stazione in primis, che sono le sentinelle sul territorio, sono loro i comandanti di stazione, i punti di riferimento di tutti i cittadini. Che Napoli ritrova? Ritrovo una Napoli con delle tradizioni storiche e culturali chiaramente unanimemente riconosciute, ma soprattutto una Napoli con tanta umanità, con tanto calore umano, e questo mi fa piacere. L'invito che io rivolgo proprio ai cittadini è quello di cercare di affidarsi maggiormente alle forze di polizia per cercare insieme di contrastare la criminalità. Comandante, due omicidi in due giorni, si aspettava un'accoglienza migliore da Napoli? Ma guardi, non entro nel merito di quelle che sono le indagini. C'è una squadra di investigatori di altissimo livello, da carabinieri, poliziotti, finanzieri, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia, e questa è la mia grande certezza, quella comunque di poter contare su questi grandi investigatori. Io ritengo che la videosorveglianza sia anche uno degli strumenti fondamentali per ricostruire ciò che avviene sul territorio e quindi collaborare con le forze dell'ordine. È uno strumento fondamentale che secondo me va sempre più migliorato e ampliato. Il vero valore aggiunto di Napoli io ritengo che sia veramente il calore umano dei cittadini, ai quali io veramente rivolgo un invito accorato di denunciare qualsiasi fatto che loro dovessero trovare, qualsiasi fatto illecito sul territorio, per cercare insieme di poter combattere e contrastare la criminalità. Generale, le volevo fare io una domanda sulla zona dove vi trovate, diciamo dove c'è il comando provinciale, diciamo in zona piazza Monteoliveto, dove diciamo la sera frequentata da tanti giovani che magari non rispettano le regole, la piazza abbandonata nel degrado, e di recente c'è stato anche diciamo un furto in un ristorante che si trova a pochi passi da voi. Diciamo interverrete anche da lì, da questa zona, cioè da casa vostra tra virgolette, nel centro storico della città? Penso che uno dei pilastri fondamentali è quello proprio della vicinanza ai giovani, per cercare proprio di partire dall'educazione alla legalità, e quindi la vicinanza ai giovani nelle scuole. È fondamentale far capire ai giovani che le regole non devono essere viste come mere imposizioni, ma come modo migliore per vivere bene in questa società. E quindi allora la nostra presenza vicino ai giovani vuole rappresentare proprio una presenza visibile e rassicurante, ma una presenza amica, la divisa amica al servizio dei cittadini.